a trovarci. Nel 1980 le radio private erano dominate da una voce roca e un riff che ti prendeva, che c'aveva un groove inconfondibile. Insomma, si ballava questa canzone e oggi... Vediamo, ascoltiamo. Al tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Joe, quale idea? Mamma mia, che bella canzone! Maestro, il disc jockey che alberga in me, che nel 1980 metteva questo 45 giri, sta godendo di questo privilegio. Eccoci qua. Era una cover che ha fatto strage, perché la canzone originale era di McFadden Whitehead, poi lui l'ha ripresa, ci ha messo del suo, è venuto fuori una cosa meravigliosa. E ancora oggi sulle piattaforme va. Quindi sono passati 40 anni. 42. Te lo saresti aspettato tutto questo? Certo. Viva la faccia! Ma pensate che senza, senza social, senza niente, cioè, oggi che ci vuole? Ma all'epoca dovevi essere veramente bravo. Prego. Devo dire che io sono stato fortunato, nel senso che non so perché, poi è chiaro che cioè, si può inventare qualsiasi spiegazione. Di piacere sempre ai giovani, nonostante la mia età sia cambiata ovviamente col tempo, però ho avuto sempre lo stesso target. 40 anni fa c'erano i ragazzi della mia età, adesso facendo spettacolo ci sono i ragazzi di 20 anni che riempiono tutti i locali dove vado. Come mai? Non lo so. Va bene così, va bene. Giuseppe Chierchia. Sì. Quindi, Chierchia non c'è. Dan Joe è di fantasia. Giuseppe Pino, ci siamo. Ma perché Dan Joe dici? Esatto. Perché volevo che rimanesse un legame con Napoli. Gli Angiovini, i Dan Joe erano la famiglia reale che gestiva politicamente la città di Napoli. Poi il maschio Angioino, certo, è mio, ero, adesso lo attrezziamo a B&B, e quindi mi sono trovato in una situazione in cui ho detto vabbè, Dan Joe è un bel nome. Loredana Bertè mi disse: si ricordano facilmente i nomi con l'accento. È vero, guardi ad esempio, voilà. Dan Joe, perfetto. Bel D, vabbè. Oh, in anni che con il senno di oggi sono politicamente scorretti, tu insomma impersonavi lo sciupa femmine con questa canzone, ma a qualità l'ho presa, l'ho strapazzata, ne ho fatto una frittata. Che assomiglianze c'erano tra Pino Dan Joe e Giuseppe Chierchia, allora, riguardo questa quale idea? Io mi prendo in giro da 40 anni. Da 40 anni io mi metto in ridicolo. Quello era, è ancora, e lo sarà, la parodia di un personaggio ignobile, qual è il Playboy, cioè lo sbruffone che va in discoteca e crede di essere chissà chi, quello con la sigaretta che fa il fascinoso. Il coro continua a dirgli: guarda che lei non ci sta, ma che dici, ma che fai? Lui continua a provarci. Insomma, ti sei fatto un film, ma così non è. Ironia, esatto. Ironia tipicamente partenopea. E che dimostri anche in questo programma di Raffaella Carrà. Siamo nel 1984. Di dove sei tu, presuntuosaccio? Dunque, io non sono italiano, sono meridionale. Sono nato. Italiana, va. Sono nato a Pompei. Lo sai che sei simpaticissimo. Tu hai avuto dei successi all'estero, cioè, molto forti, devo dire, con questo tuo modo di fare così un po' alla. Non me ne importa niente, insomma, si fa per dire. In realtà. No, ma è vero, non me ne importa niente. Però allora come fai a fare così bene tutto? Cos'è? Solo talento? No, è per i soldi, è per i soldi che faccio questo. Vabbè, spirito goliardico, lo stato puro, distillato campano, un po' anche come quello degli Squallor, per certi versi che sono più o meno le stesse radici. Nato a Pompei,
Infanzia trascorsa tra Stati Uniti e Canada, Accademia Militare a Venezia e a Siena per l'unico... Espulso dall'Accademia. Ah. Io sono stato espulso per poca attitudine militare e mancanza di rispetto verso i superiori. Ah, quindi... Medaglia. Cioè, vabbè, è questione di punti di vista, certo. E poi l'università in medicina a Siena, perché avresti dovuto fare tutto tranne che il cantautore. E com'è successo poi a un certo punto? È successo perché ho avuto fortuna. Perché facevo da studente un po' di cabaret per guadagnare due soldi, così. Un po' sfizio, un po'... Passione. Un po' passione. A un certo punto venne un signore, io non sapevo chi fosse, mi diede un bigliettino, mi disse, mi venga a trovare. Io ci misi un anno e mezzo per andare a trovarlo, perché lui stava a Milano ed era di passaggio lì a Firenze. Dove mi ero esibito e mi disse, vuol fare un disco? Così, all'improvviso. Viste quelle cose sono sue, si vuol fare un disco. Io da studente dissi, ma sì, perché no? Cioè, un'avventura finirà lì. E il disco, devo dire, adesso non voglio fare il gradasso, né voglio avere l'aria di chi si fallo vanta. Fallo pure. Insomma, non voglio sembrare presuntuoso, però fu un insuccesso clamoroso. Ecco, bisogna applicarsi per avere un insuccesso clamoroso. Non lo comprò neanche mia madre. E poi chissà perché. E anche tu hai perso memoria di quella prestazione, l'ho sempre negata. E come sei arrivato poi? Poi dopo sei mesi mi richiamavano e mi dissero, vieni, dobbiamo fare un LP, io pensai. È andato talmente bene con quell'insuccesso che a questo punto era accanimento terapeutico. Esatto. Fine conti, tu, anche tu come laureando in medicina, quindi accanimento terapeutico. Poi era gente di una certa età, quindi stai anche attento a non deluderli. Cioè... Pare brutto, sì, vabbè, faccio questa cosa. Sai meglio di me come funziona. E quindi è nata poi la carriera di Pino D'Angiò e vi posso assicurare che negli anni Ottanta ogni conduttore all'inizio di turno o verso la fine metteva sempre questo pezzo che funzionava la grande. Ed è talmente forte questa canzone che piace alle nuove generazioni che anche a Sanremo con i Bunker 44 ha fatto il botto. Prego. Lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi, che idea. Che idea. Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea. Ma quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è. Quando la musica veniva suonata e non erano algoritmi, poi ci sono state anche altre pietre emiliane come Amore dai fammi un panino, che io ricordo tutta quanta in falsetto, ma adesso abbiamo un video messaggio. Prego. Guarda là. Non vedi che lei non ci sta, ma poi idea, attento lei non cassa. Uno. Ciao Pino! Ci vediamo qui già. Ti aspettiamo a Villanova, venici a trovare, ormai ce lo siamo detti, un bacione. Ma quale idea? Senti Pino, noi purtroppo ci dobbiamo salutare. Ogni cantante rimane a volte ostaggio di un suo pezzo, Baglioni di questo piccolo grande amore, tu sei rimasto ostaggio di questa canzone. E allora, odio o amore? Tutte e due, però questa canzone mi ha procurato un'emozione, io non mi emoziono mai, non sto scherzando, è la verità, ma una volta mi sono emozionato quando una ragazzina di 20 anni a uno dei miei spettacoli, quando ci si fa i selfie alla fine eccetera eccetera, mi ha detto una cosa meravigliosa, mi ha detto, Pino, perché non sei mio nonno? E questo, anche questo fa curriculum. Allora Pino, grazie,
E grazie anche a chi ti ha portato qui, perché ha realizzato un mio vecchio sogno. Un giorno me l'avessero detto, non ci avrei creduto, ma questa è la vita e fa dei giochi e degli scherzi bellissimi. Massimo Morico, colonnello, a lei. Grazie, Pino D'Angiò.